Vai Antonella. Adesso ci colleghiamo con la Puglia, facciamo un tentativo. Lui si è nei vigneti in questo momento, è in vigneto, e quindi è il dottor Gian Di Tomasi, anche lui del CREA Viticoltura di Turi, provincia di Bari. Facciamo un primo tentativo via Skype, se funziona bene, altrimenti passiamo al viva voce. Pronto? Gianvito? Sì. Mi senti, mi vedi, cosa succede? Io ti sento nel frattempo, però non ti vedo, vediamo. Mi senti? Prova a parlare. Sì. Vai, vai. Se mi sentite posso andare. Sì, sì, ti sentiamo, non ti vediamo, ma non importa al momento. Tu parla, tu hai 3 minuti di tempo per farci una breve descrizione di come si presenta la vendemmia in Puglia. Grazie. Va bene, io mi trovo attualmente proprio nel comprensorio della DOC di Manduria, del primitivo di Manduria. Diciamo che in Puglia la NASA da un punto di vista climatico sino ad oggi è stata alquanto variata. Ci sono stati all'inizio dell'anno descritti accumuli idrici in inverno. Mediamente sino ad oggi sono caduti a seconda degli areali da 350 a circa 500 mm. Però la cosa che ci ha creato un po' di problemi è che nel mese di maggio e di giugno ha piovuto quasi un giorno ogni 3, quindi 10-11 giorni di pioggia, di giornate di pioggia sia a maggio che a giugno, e con millimetri che a maggio si aggiravano intorno ai 60-70 e a giugno in particolar modo 130-140 mm, e in 2 giorni, il 14-15 giugno, ha buttato giù circa 90 mm di pioggia. Quindi diciamo che questo ha creato un po' di noi, gli agricoltori, nella difesa dalla peronospora. Diciamo che è stata un'annata al contrario rispetto a quella dell'anno scorso. È stata un'annata abbastanza fresca, con presenza di sbalzi termici. Non ci sono stati assolutamente lunghi periodi con alte temperature e le massime in pochi casi hanno superato i 33-35 gradi. Diciamo che l'apparato vegetativo sin dall'inizio ha presentato una notevole vigoria con maggior dispendio di ore di lavoro per le operazioni di spolonatura e potatura verde. L'uva si è presentata sin da subito abbondante e ad oggi diciamo che si stima circa un 15-20% in più di prodotto rispetto al 2017. Sarebbe potuto essere stata ancora maggiore la produzione se a livello climatico, come ho appena detto, pioggia e umidità relativa alta non avessero creato i problemi che ho detto prima relativamente alla peronospora. Mentre per quanto riguarda l'olivio non ha comportato particolari difficoltà. Oggi ci troviamo in piena terza generazione della tignoletta, stiamo anche monitorando la tignoletta di Gata, che è arrivato in alcuni comprensori qui in Puglia, in particolar modo nella zona del Castel del Monte, nella zona del Brindisino. Questo terzo volo della tignoletta è stato un po' più lungo della norma e comunque la tignoletta diciamo che l'abbiamo controllata abbastanza bene sia tramite confusione sia tramite trattamenti. La granine si è affacciata e creavano pochi problemi in diversi comprensori pugliesi. Comunque, nonostante tutto, si prevede che dagli 8 milioni di ettolitri del 2017 potremo giungere a 9, da 9 a 9,5 milioni di ettolitri quest'anno. Diciamo che già a fine luglio, in particolare nel Salento e nel Foggiano, si è finito di tagliare lo sciatone in base spumante. Le epoche di maturazione si presentano con un leggerissimo anticipo nella zona della Capitanata, del Foggiano, nella zona del Brindisino, nel Salento. Le cantine hanno già aperto per il taglio dello Chardonnay, le gradazioni ad oggi per chi ha già tagliato sono intorno ai 17-18 bavo e comunque finiranno di tagliare dopo Ferragosto. Il 20 agosto qui nella zona del primitivo di Manduria
inizieranno ad aprire anche il primitivo per la raccolta del primitivo nelle zone di mare, quindi vicino alla costa. L'epoca di maturazione per il primitivo, ho detto, tranne un leggero anticipo, è grosso modo nella nome, già invariato, a seconda della latitudine ha già raggiunto dai 15 ai 17 gradi Babo ad oggi. Il problemino potrebbe essere il fatto che il grappolo, ma questo lo sappiamo, una caratteristica del primitivo, presenta un grappolo serrato. E ultimamente, proprio nell'ultima settimana, si stanno verificando diverse e notevoli piogge nella zona del Tarantino e del Brindisino, che potrebbero comportare qualche difficoltà a livello di botrytis. Speriamo di no e speriamo che si metta al bello facendo caldo. Per quanto riguarda altri vitigni tipo il Negramaro, il Nero di Troia, ad oggi l'epoca di maturazione è grosso modo nella norma e non presentano particolari problemi. Il Fiano ad oggi è intorno ai 17,5 babo, il Minutolo è ancora un po' indietro, siamo a 15 babo, ci reggiò a 14, è un po' presto per quanto riguarda Negramaro, Aliani, Troia, che sono vitigni più tardivi. Niente, io se volete probabilmente Gianvito, credo possa bastare così, se hai fatto un quadro davvero molto esauriente, quindi ti ringraziamo e ti salutiamo, perché noi stiamo continuando appunto la nostra corsa verso sud, adesso andiamo in Sicilia, e quindi grazie ancora per la tua disponibilità, ci risentiamo, ci rivediamo il prossimo anno. Grazie mille, grazie.